Martedì il Consiglio dei Ministri sull'emergenza maltempo, oggi il sopralluogo del governatore Francesco Acquaroli nelle zone della provincia pesarese più colpite dall'alluvione, tutti al lavoro per ripristinare i danni e la viabilità. Erosione della costa, alberi e detriti, a Metauriglia di Fanno il portavoce del comitato locale Michele Tanzi rinnova l'invito al comune per aiutare i bagnini a ripristinare le spiagge e a non rimuovere il pennello e la scogliera sud in vista dei prossimi lavori. La città di Senigallia avrà un nuovo ponte Garibaldi. Entro giugno la consegna della struttura ciclopedonale. Annunciati anche lavori di dragaggio per la pulizia del Misa e il consolidamento degli argini in Via Tevere, una delle zone più a rischio. In fase di progettazione le due vasche di colmata che conterranno le potenziali pietre. Ai tre ponti di Fanno la Proloco ha approvato il bilancio con un avanzo di 36.000 euro sold out al pranzo sociale per il rinnovo del tesseramento. Santa Messa, giochi di una volta e una mostra con immagini dell'epoca. Domenica la Trave di Fano torna alla festa della Madonna delle Grazie. Alla Vitrifrigo Arena esplode la gioia dei tifosi biancorossi che invadono il campo. La VL batte Milano nella prima fase dei play-off e porta l'Armani a gara 4. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Come avete sentito dai nostri titoli, il Consiglio dei Ministri convocato per le ore 11 di martedì 23 maggio sarà dedicato in larga parte ai primi e urgenti provvedimenti relativi alla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell'Emilia-Romagna e di alcune zone delle Marche e della Toscana. Intanto nella nostra regione proseguono gli interventi per gestire i danni provocati dal maltempo. Oggi pomeriggio il governatore Francesco Acquaroli ha fatto un sopralluogo a Gabicce, Monte Grimano Terme, Sasso Corvaro Auditore e Pesaro nelle zone più colpite. Lo ha intervistato Marco Lonigro. Presidente, le chiedo una situazione di emergenza, quali sono stati i danni? I danni tantissimi alle strade, gli smottamenti, frane, e diciamo che va ripristinata la viabilità e vanno riconsegnate alla sicurezza i luoghi che sono stati maggiormente colpiti. È una situazione che oggi, in questi giorni, oggi in particolare il tempo è stato più clemente, quindi dobbiamo fare una ricognizione complessiva e trasmettere poi alla Protezione Civile Nazionale, al Ministero, quella che è il risultato di questa ricognizione, e poi sulla base di questi dati bisogna, come abbiamo già fatto, chiedere lo stato di emergenza per mettere in mano la somma urgenza, come dicevo poc'anzi, al ripristino dei luoghi, delle infrastrutture, della viabilità e di quelle criticità che si sono evidenziate. Ecco, c'era modo per limitare i danni in qualche modo? Guardi, questa è una domanda che ricorre sempre, no? Noi abbiamo purtroppo registrato, stiamo registrando nel nostro paese delle criticità che si stanno ripetendo molto velocemente. Sicuramente la precipitazione, le precipitazioni così abbondanti in poco tempo mettono in crisi i territori. Dall'altra parte sicuramente l'approccio, soprattutto nella gestione dei fiumi, nella gestione della pulizia dell'alveo, nella gestione di alcuni aspetti che sono stati oggetto di discussione negli anni, di confronto, che hanno portato delle norme molto restrittive, oggi possono apparire come un limite alla maggiore manutenzione e quindi alla messa in sicurezza delle valli e delle criticità che abbiamo vissuto. Credo che delle risposte sono già state date, altre dovranno essere date. È certo che quando noi siamo davanti a situazioni come quella che si è verificata nel scorso settembre nel Catri, dove in pochissimi minuti, in poche ore, sono caduti i millimetri d'acqua che normalmente cadono in 6 mesi, sono degli eventi rari, straordinari, eccezionali. E quando invece vediamo delle situazioni che davanti a una pioggia che può sembrare normale ci sono delle criticità, evidentemente significa che a monte non c'è una gestione che è stata sufficientemente in grado di garantire la sicurezza. Però oggi credo che il numero di precipitazioni che sono cadute recentemente e soprattutto la quantità di acqua in un tempo ristretto è un elemento che sicuramente crea una criticità. Devo dire che nella nostra regione hanno tenuto i fiumi, è andato in crisi il reticolo inferiore, cioè quindi i fossi, quei corsi d'acqua che sono più piccoli, però i fiumi hanno tenuto bene nonostante hanno avuto in diverse fasi del momento
momenti di criticità e di, anche di allerta rossa. Dall'altra parte c'è stato anche evidenziato un tema che è quello degli smottamenti e delle frane, che in un territorio come quello marchigiano, che è oggetto bellissimo dal punto di vista paesaggistico, ma che si proprio caratterizza per la presenza di colline che degradano dalla montagna al mare in valli strette, ecco, questo tipo di territorio è un territorio per vocazione fragile e questi smottamenti, queste frane hanno creato problemi alla viabilità e stanno creando problemi nella viabilità secondaria del nostro entroterra, nel pesarese e nel fermano. Su questo bisogna fare un'analisi attenta di quelle che sono le criticità e vanno affrontate oggi con la somma urgenza e poi con il ripristino di tutta la viabilità. Un ringraziamento anche a tutti gli operatori che in questi giorni hanno lavorato per salvare anche delle vite. Assolutamente sì, un ringraziamento a tutta la Protezione Civile, alle forze dell'ordine, ai COC, al COR che si sono riuniti, ai sindaci che si sono impegnati, ai volontari, alla Croce Rossa, ecco, a tutti coloro che hanno dato un contributo alla messa in sicurezza di quelle famiglie che erano più toccate dalle criticità e soprattutto durante le evacuazioni e a tutti coloro che stanno impegnando per il ripristino dei luoghi. Nicola Bagliocchi, il nostro territorio in emergenza, si poteva fare qualcosa per evitare questi danni? È una domanda ormai ricorrente, siamo qui adesso a cercare di mettere subito in sicurezza quello che è successo, le strade, la situazione è sicuramente difficile, veniamo da un tour nell'entroterra, è stato sicuramente non bello vedere quello che in realtà è successo nella nostra bellissima provincia, quindi adesso tutti al lavoro subito, senza polemiche, per cercare di trovare subito delle soluzioni nel breve periodo per ripristinare soprattutto la viabilità, smottamenti, terreni e tutto i problemi che sono successi all'interno della nostra provincia, quindi tutti al lavoro in un'unica direzione. Oggi la presenza del Presidente Acquaroli è molto importante. È molto importante, il Presidente ha voluto subito venire con noi qui in città, nella nostra provincia, a cercare di vedere con i suoi occhi quelli che sono i danni, quindi non ce n'era bisogno, è sicuramente ancora un segno di vicinanza nella nostra provincia. Tre strade della provincia di Pesaro Urbino si sono aggiunte nelle ultime ore alla lista delle arterie chiuse a causa dei danni del maltempo. Si tratta della strada provinciale 94 Monterolo, la 81 San Paterniano e la strada provinciale 98 Furlomonte per dissesto. Si uniscono alla chiusura già disposta per altre sei strade, mentre ben 51 rimangono transitabili a senso unico alternato. L'elenco completo lo troverete anche sul nostro sito occhioallanotizia.it. L'appello della provincia, indirizzato a ciclisti e motociclisti, di non frequentare le strade provinciali interessate dall'ondata eccezionale di maltempo, in particolare la panoramica San Bartolo, solitamente molto frequentata. Il maltempo e le mareggiate non hanno risparmiato gli stabilimenti balneari e la spiaggia libera di Metauriglia. Oggi il portavoce del Comitato Scogliere Metauriglia ha lanciato l'ennesimo appello al Comune di Fano, il servizio di Stefania Bonomi. Ne avevamo già ampiamente parlato, ma sembra che la problematica delle spiagge libere degli stabilimenti balneari di Metauriglia sia ancora di difficile soluzione, soprattutto dopo le alluvioni di questi giorni che hanno devastato gran parte delle spiagge tra Fano e Ponte Sasso. Io sono il portavoce del Comitato Civico Scogliere di Metauriglia, che si occupa prevalentemente della salvaguardia della spiaggia libera di Metauriglia, che è subito qui a nord di questi stabilimenti. Volevo parlarvi di quello che è il problema vivo di questi concessionari subito a ridosso dell'intervento che è stato completato l'anno scorso, perché hanno subito pesanti danni e devastazioni in tutto il periodo invernale e da ultimo si è aggiunto anche la drammaticità degli eventi di questi ultimi giorni che hanno colpito qui, ma hanno colpito soprattutto tanti cittadini nella nostra provincia e soprattutto nella regione Marche. Il problema più cogente è quello di consentire in prima battuta a questi due concessionari di poter riaprire la loro attività nel pieno di quelli che erano gli spazi della loro concessione e garantire a tutti i loro clienti di riavere gli ombrelloni e i lettini. Quindi ci troviamo in una situazione in cui questi due stabilimenti pesantemente colpiti da brutte mareggiate a novembre, dicembre, la più brutta ancora a gennaio e ancora adesso, hanno difficoltà
a reperire il materiale per ricostituire le loro spiagge e ripiantare gli ombrelloni. Questa è una situazione oggettiva che possiamo benissimo vedere e documentare. Le attività commerciali, per potersi garantire un minimo di spiaggia antistante allo stabilimento, hanno prelevato dal mare quello che restava di sabbia sporca e melmosa per poter riorganizzare la propria attività balneare. Ad oggi i concessionari hanno cercato di recuperare dal mare quello che hanno potuto, ben poca roba, e si sono guardati in giro, cioè hanno grosse difficoltà e hanno bisogno di essere aiutati. L'aiuto glielo può dare la pubblica amministrazione sicuramente. Mi rendo conto che siamo in un momento molto difficile perché i problemi si sono amplificati per quello che è successo negli ultimi giorni. C'è bisogno di dargli una mano, recuperare un po' di materiale dove c'è e portarglielo qui, perché non c'è altra possibilità. Ogni metro quadro in meno di spiaggia significa clienti in meno che non puoi ospitare, questo è oggettivo. Sembra proprio che il nodo del problema siano in parte le mancanti scogliere di protezione, lavori assicurati nell'approvazione del secondo stralcio del 27 marzo scorso, ad oggi costati più di 6 milioni di euro, di cui 2 milioni recepiti dal governo Draghi a copertura delle spese extra delle amministrazioni pubbliche a seguito della crisi energetica. L'amministrazione ci ha confermato e ha presentato alla comunità di Meta Aurilia il 27 marzo scorso il secondo stralcio delle opere e presentato questo progetto. I fondi a disposizione sono 4 milioni di euro, sono fondi PNRR che hanno una scaletta di utilizzo abbastanza stretta, per cui alla fine di questo mese di maggio, e quindi è molto importante la prossima scadenza, scade la prima, che è l'apertura del bando di gara per l'affidamento del secondo stralcio. Il secondo stralcio potrà essere, con i fondi che ci sono a disposizione, la realizzazione non di quello che manca, perché per raggiungere la spiaggia dell'Hotel Playa, laggiù a sud-est, sono circa 1700 metri ancora, e con i fondi che hanno a disposizione l'amministrazione ci ha già comunicato che potrà farne ancora un pezzettino, altri 4 setti che raggiungeranno la concessione Boiani Beach, che è la quarta concessione su questo tratto di costa. Oltre non riusciranno ad andare, a meno che vengano fuori altre risorse che dubito che in questo momento potranno essere messe a disposizione. Ad oggi un'ottimale soluzione sarebbe quella di poter trasformare l'attuale sottopasso idraulico in un sottopasso pedonale, che consentirebbe alle persone di poter accedere direttamente a un fazzoletto di spiaggia libera antistante un mare ben visibile e protetto. L'idea che noi abbiamo avuto è quella di riutilizzare la struttura muraria di questo sottopasso per fare un nuovo sottopasso pedonale. Abbiamo individuato delle tecnologie innovative che permettono in brevissimo tempo e con il principio della prefabbricazione di fare un montaggio in un solo giorno di questi elementi prefabbricati, che vengono, tecnicamente si dice, postesi sul posto, viene realizzato sul posto un unico monolite e in 24 ore si può infilare, rimettere in sicurezza la ferrovia e poi con calma smontare le opere previsionali che devono essere fatte per consentire comunque il transito sui treni. Perde il controllo dell'auto e si capotta. È successo oggi pomeriggio intorno alle 15.15 in via Gagarin a Pesaro, all'altezza del distributore di carburante. Alla guida del mezzo, una BMW X1, c'era un uomo sulla cinquantina rimasto ferito. Sul posto la polizia locale e il 118. Viste le condizioni dell'uomo, i sanitari hanno allertato l'eliambulanza. Cambiamo argomento, la città di Senigallia avrà un nuovo ponte Garibaldi, quest'ultimo verrà demolito e ricostruito dopo i danni riportati a seguito dell'alluvione del 15 settembre scorso, nel mentre però verrà posizionata una struttura ciclopedonale provvisoria che permetterà di attraversare il fiume Misa. Iniziati i lavori al ponte Garibaldi di Senigallia, questa mattina il sindaco e non solo ha svolto un sopralluogo per fare il punto sulle operazioni che verranno svolte nei prossimi mesi. I lavori riguardano la realizzazione di una passerella ciclopedonale di fianco al ponte Garibaldi. Quest'ultimo verrà demolito e ricostruito dopo i danni riportati a seguito dell'alluvione del 15 settembre 2022. Un luogo particolare, come capite, ponte Garibaldi rappresentava la parte a monte della città, quindi come vedete anche le attività commerciali ne hanno
hanno subito un grosso patimento dalla chiusura, oltre al fatto che abbiamo l'unico parcheggio cittadino che sta dall'altra parte, proprio in linea d'aria a 50 metri da qui, quindi che è la zona antistadio. Quindi noi speriamo che parta il prima possibile, vedendo oggi che c'è l'inaugurazione, l'inizio dei lavori, vediamo che comincia la passerella, noi siamo estremamente contenti perché è un qualcosa che attendavamo da molto e finalmente vediamo che viene realizzata. È sicuramente anche un'opera importante per la città, insomma. Esatto, cioè ha una grossa importanza per tutta la città, non solo per la parte commerciale ma anche per le persone, perché effettivamente è una zona che è particolarmente sensibile per la nostra città. Qua c'è la piazza, il Duomo, e quindi aveva diviso esattamente in due questa città. Ecco perché è importante che venga realizzata oggi. In attesa del nuovo ponte verrà realizzata una passerella provvisoria che consentirà l'attraversamento di pedoni e biciclette. Ci sono due rampe d'accesso che hanno delle pendenze che consentono anche ai disabili o comunque ai diversamente abili di poter accedere a questo ponte, che sono stati l'aspetto più importante della struttura, perché il ponte che viene messo a dimora sul Misa è non altro che il riutilizzo di quello che avevamo installato per il Ponte degli Angeli. Come avevamo preso impegno, entro il mese di maggio io avevo annunciato che sarebbe stato posizionato il nuovo ponte che sostituisce il ponte Garibaldi, che poi sarà successivamente abbattuto. I lavori sono iniziati, il maltempo c'è stato, non so se ci sarà qualche giorno di slittamento, ma comunque saranno quelli i tempi, così come avevamo preso impegni, come avevo preso impegni. Quindi verrà posizionato il nuovo ponte, che è un ponte temporaneo, però stabile, quindi ciclabile e pedonale. Saranno spostati i sottoservizi attualmente su Ponte Garibaldi vecchio e successivamente sarà abbattuto subito Ponte Garibaldi, in modo che non ci sarà più questo, diciamo così, ostacolo al deflusso delle acque. Nella fase ovviamente successiva poi ci sarà la progettazione e il rifacimento completo del nuovo ponte. Quella sarà una fase successiva, diciamo così, non più emergenziale. Il fiume Misa resta al centro dell'attenzione, soprattutto dopo le piogge abbondanti dei giorni scorsi. Anche questa volta noi abbiamo avuto molta paura, però speriamo che con i nuovi lavori, anche quelli che sono in cantiere da parte della regione, si possa avere degli interventi effettivamente, non dico risolutivi, ma certamente che possono limitare quelli che sono i rischi che stiamo vivendo tutti i giorni. Ci spostiamo ora a Tre Ponti di Fano, dove la Proloco ha approvato il bilancio e accolto centinaia di soci al pranzo sociale organizzato in occasione dell'avvio della campagna di tesseramento. È stata una giornata di festa domenica scorsa alla cooperativa Tre Ponti di Fano, dove si è svolto il pranzo sociale organizzato dalla Proloco Fanum Fortune per l'avvio ufficiale della campagna di tesseramento. L'incontro è stato anche l'occasione per approvare il bilancio consuntivo illustrato dal presidente Giacomo Grandicelli. Lo strumento contabile è stato chiuso con un avanzo di 36.000 euro grazie al grande lavoro di squadra portato avanti dall'associazione che organizza eventi e investe sul noleggio delle attrezzature. Gli eventi estivi di massima che organizziamo noi come Proloco sono la Fano dei Cesari, che si farà dal 12 al 16 di luglio, poi successivamente ci sarà In Gir per Fan, che è la nostra festa, quella che è nata come Proloco e che continuerà come Proloco, che si farà il 10 di agosto ed eventualmente l'11 in caso di pioggia, e poi ci sarà il Natale. Oltre a queste poi ci sono tutta una serie di eventi che vengono fatti dalle associazioni affiliate alla Proloco, come la festa di Centinarola che verrà fatta nel mese di giugno, poi ci sarà la festa della Pandolfaccia, ci sarà la festa del fritto fatto dall'associazione Quidla dal Fium, che sarà esattamente il weekend di San Paterniano, poi dopo c'è la festa della Cresciamatta, abbiamo poi la birra d'Augusto che si farà nel mese d'agosto e successivamente la festa dei Balocchi con l'associazione di Bellocchi. L'altra cosa che mi stavo dimenticando è anche la festa del mare che faranno a Ponte Sasso ad agosto sempre. Quindi tantissimi eventi che comunque animeranno la nostra città. Di lavoro ce n'è tanto, però alla fine arriviamo stanchi, arriviamo anche stressati, però abbiamo ancora più voglia di fare le cose perché tutto sommato ci divertiamo a farle. A fare gli onori di casa il patron Gino Bartolucci, che fu il promotore del raggruppamento delle circoscrizioni cittadine. Allora nacque questa idea quando qualcuno mi disse: ma sicuramente non riuscirai a fare questo progetto perché nel mondo calcistico c'è un'invidia totale tra Cucurano e Bellocchi, tra Bellocchi e Santoso. Invece
nell'associazionismo riuscimmo questo, a far questo. Poi nel 2013 nacque, però allora l'associazione Gente di Quinta era un'associazione che non aveva un'anima, non aveva un cappello, no, come dico io. Povero presidente provinciale allora nel 2013, Grossi, ma perché non entrate voi nella Proloco? E facemmo questo passo e ci diede dei grossi risultati, perché prima eravamo 5 associazioni, adesso abbiamo 20 associazioni, 18, 20, non so più contare quante sono. E praticamente siamo diventati una potenza, però siamo stati bravi anche, come hai visto oggi, no? La Proloco di Acqualagna, la Proloco di Mondolfo, a creare una rete, perché giustamente il nostro presidente provinciale dice: se uniti siamo una potenza, è realmente così. Presente al pranzo anche l'assessore regionale Stefano Guzzi, il presidente provinciale dell'Umpli Damiano Bartocetti, il sindaco Massimo Seri e gli assessori Etienne Lucarelli e Dimitri Tinti. Ma la nostra città, con le risorse che ha, se non avesse questo straordinario patrimonio di associazioni, della Proloco, con tutte le sue competenze, le sue professionalità, non sarebbe in grado di fare tante belle iniziative. Noi riusciamo, grazie al volontariato, a stare anche nell'economicità e fare cose molto belle, con dei programmi che ci invidiano in tante altre città, a nord e a sud di Fano. Quindi come sindaco devo dire veramente grazie a tutti. Etienne, anche lei ha un legame particolare con la Proloco, perché oltre ad essere assessore al turismo è stato presidente di questa grande famiglia. Sì, è un legame molto particolare, ma mentalmente, per ciò che questa realtà esprime, perché di fatto qua ci sono tutte le persone che sono associazioni di quartiere, sono associazioni diverse che operano in modo positivo della città, che quando pensano una cosa la pensano per far crescere la città. Si adoperano nel corso dell'anno per fare eventi di quartiere, per dare indicazioni come crescere anche dal punto di vista proprio cittadino. In questo rapporto di quartiere diventa molto più facile il rapporto umano, una cosa che va coltivata nella città, e devo dire che qui è nato un nucleo che motiva tutto questo, aiuta tutte le persone che vogliono essere proattive nei confronti della città, che vogliono partecipare alla città. Ecco, la parola partecipazione credo che in questo senso sia una parola molto importante che dobbiamo fare nostra. L'associazione Vivere il Poderino invece, con il patrocinio dell'assessorato al turismo ed eventi del comune di Fano, organizza per domenica 21 maggio la festa della Madonna delle Grazie. Sentiamo i dettagli di questo tradizionale appuntamento nell'intervista che abbiamo realizzato a Emanuela Ghiandoni. Torna anche quest'anno questa bella festa popolare legata alla venerazione della Madonna delle Grazie. Quali sono gli appuntamenti per domenica? Allora, domenica 21, tutti nella chiesetta della Trave per questa favolosa festa che replica per la seconda volta. Ed è una festa tanto sentita dagli abitanti della Trave, perché proprio nasce da una tradizione che ci hanno tramandato i nostri nonni, per cui i nostri nonni, i nostri padri, che adesso non ci sono più, ma che proprio ha creato intorno alla chiesetta il momento di aggregazione, di venerazione di questo quadro. E noi siamo felicissimi di portare avanti questa bella tradizione, e quindi la festa del mese di maggio, la festa della Madonna, e diventa un appuntamento ormai anche per noi fisso tutti gli anni, il 21 maggio. E l'iniziativa esattamente a che ora inizierà? L'iniziativa inizia alle ore 17 con la celebrazione della Santa Messa. Prendo l'occasione per anche ringraziare la parrocchia San Pio X e Don Giovanni Frausini, il nostro parroco. Dopodiché la festa avrà luogo con dei giochi per grandi e piccoli e ovviamente un buon cibo, una mostra fotografica molto bella che è stata proprio fatta minuziosamente con la ricerca di tanto materiale, anche proprio delle vecchie edizioni della festa che erano fatte negli anni 50, 60, dei Super 8 recuperati e restaurati, dell'ultima processione che è stata fatta in Via Trave, quindi un materiale molto interessante e molto bello da venire a vedere. Poi attrattive, premi, tante cose. In caso di maltempo? Allora, in caso di maltempo rimandiamo tutto a domenica 28. Stessa ora, stesso programma. E domenica 21 maggio alle ore 18 nella chiesa del Suffragio a Fano, Frida Neri e Anissa Guizzi rendono omaggio a Dante con un'opera teatrale di musica e poesia. Le note cantautrici fanesi portano in scena un percorso canoro che si esprime attraverso le voci delle più belle protagoniste femminili del poema. Ilaria Trigiani presenta l'evento con un contributo letterario.
E adesso lo sport con la Carpegna Prosciutto Basket che si regala la gara 4. Grazie al successo contro Milano, i biancorossi scenderanno nuovamente in campo domani sera alle ore 20:30. Notte biancorossa alla Vitifrigo Arena, la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro batte Milano 88-83 e si regala un'altra partita dinanzi ai propri tifosi. I ragazzi di coach Repeja vanno contro ogni pronostico, giocano con determinazione e vincono gara 3. Quando tutto sembrava ormai perso, ecco una grande risposta alle prestazioni da incubo in gara 1 e gara 2. Appuntamento a domani sera, ore 20:30, sempre alla Vitifrigo Arena, dove il supporto del pubblico pesarese ovviamente non mancherà. Una vittoria meritata, una vittoria che ha confermato che questo gruppo è stato bene quest'anno con qualche problemino durante l'anno, un spettacolo vero, vorrei sottolineare questa cosa, spettacolo vero perché partita tiratissima, la gente coinvolta ci ha spinto quando sono stati periodi molto molto sotto virgolette difficili, quando sembrava che la partita andava a loro binari e ogni volta siamo riusciti a ritornare, aggrappare e alla fine abbiamo vinto con pieno merito secondo me. Vediamo sabato se non sarà pieno, è veramente una delusione, ti dico subito adesso, speriamo avere un altro spettacolo, da mia parte posso solo garantire che metteremo di nuovo tutto che abbiamo in questo momento, nostro cuore, nostro orgoglio, nostro gioco, nostra energia, tutto quanto per ripetere uno spettacolo vero. Sarà basta vincere, vediamo, perché sappiamo che giochiamo contro una squadra che va favorita, che è costruita bene, allenata bene, che gioca preparata bene per playoff, si vede, squadra più fisica, ma la palla è rotonda e dobbiamo uscire sul campo, l'unico obiettivo, orgogliosi che abbiamo fatto, tutto che possiamo fare in questo momento, stare insieme e competere 40 minuti. E vi ricordo che lunedì prossimo a Primo Cittadino sarà nostro ospite il sindaco di Valle Foglia Palmiro Ucchielli. Tra poco invece, dopo le previsioni del tempo, manderemo in onda due speciali della Confederazione Italiana Agricoltori dedicati ai metodi innovativi nella conduzione di un uliveto e nella produzione di olio extravergine di qualità. Grazie come sempre per aver seguito Occhio alla Notizia. Vi ricordo il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, eccolo qua, 338-4968-250. Noi ci rivediamo lunedì sera con il TG delle 20:30. Logicamente continueremo ad aggiornarvi sui social. La rassegna stampa invece, come sempre, torna domani mattina alle 7 in diretta con Stefania Bonomi. Buona serata.